Avrai sentito parlare di pompe di calore, ma cosa sta succedendo in Europa, ma soprattutto in Italia, in questo mercato rivoluzionario delle pompe di calore? Lo scopriremo oggi in questo video. Ti starai chiedendo cosa sta succedendo in Italia sul mercato delle pompe di calore, ma magari anche in Europa, quindi in Germania, in Francia e in altri stati che ci stanno molto vicino. È una cosa che mi chiedevo anch'io molto spesso, perché magari la mia fissa delle pompe di calore mi faceva annebbiare tutto il resto. Allora, qualche anno fa, ho iniziato ad approfondire questo tema. Come? Attraverso l'EPA, European Heat Pump Association, cioè l'associazione delle pompe di calore. È un'associazione europea che raggruppa tutti i produttori di pompe di calore e ogni anno emana delle statistiche per capire l'evoluzione di questo prodotto in Europa, ma soprattutto in Italia. Attraverso dei webinar è possibile approfondire queste tematiche che ci mettono a vicino, a stretto contatto con quello che ci sta succedendo. Allora oggi voglio mostrarti alcuni numeri. Andremo a vedere attraverso il portale dell'EPA, che mette a disposizione gratuitamente queste informazioni, alcuni numeri. Quindi, quante pompe di calore vengono installate in Italia ogni anno? Quante pompe di calore vengono installate in Europa? Che tipologia? Quindi pompe di calore aria-acqua, pompe di calore acqua-acqua, terra-acqua. Viene poi stabilita quanta energia rinnovabile viene prodotta nei vari stati europei, per poi parlare anche dell'energia risparmiata, cioè con le pompe di calore quanta energia viene risparmiata grazie all'utilizzo di una fonte elettrica anziché con un combustibile fossile. Perché ho voluto fare tutto questo? Perché di solito la gente pensa solo a vendere la pompa di calore senza capirne poi il contesto. Io invece voglio andare alla radice, capire cosa c'è dietro per poi proporre le varie soluzioni ai nostri clienti. Allora adesso seguimi, andiamo su in ufficio e andiamo a vedere i numeri sul sito dell'EPA per capire cosa sta succedendo. Eccoci nel mio ufficio, allora mi sono collegato online sul sito dell'EPA. Allora andiamo a vedere un po' di dati. Vengono riportati dati di vendite di pompe di calore. Cosa significa? Che famiglie hanno deciso di installare nelle proprie abitazioni le pompe di calore. Allora, questa è una panoramica generale. Dal 2007 al 2016 l'andamento delle vendite, quindi delle installazioni delle pompe di calore in Europa. Qui si parla di pezzi venduti, quindi di pompe di calore venduti, e nel 2016 sono state installate quasi 1 milione di pompe di calore. Questa schermata vedi la Francia in testa con 219.000 installazioni di pompe di calore e l'Italia con 180.000 installazioni di pompe di calore. Ma di che tipo? Lo vediamo qui sotto. La fa da padrone la pompa di calore aria-aria reversibile, cioè il classico condizionatore splittino in pompa di calore, perché anche questo è un sistema in pompa di calore. Ovviamente non riuscirà a riscaldare case magari non isolate o impianti a radiatore o pavimento, perché è un sistema aria-aria, però è comunque una pompa di calore da considerare in questo contesto. A seguire poi pompe di calore per riscaldamento aria-acqua, quindi la classica pompa di calore aria-acqua. Poi in terza posizione pompe di calore per acqua calda sanitaria, 124.844 pompe di calore per acqua calda sanitaria. A seguire poi pompe di calore terra-acqua, quindi una geotermica a sonda chiusa, e altri tipi di reversibilità, quindi pompe di calore di altri tipi. Andiamo un po' più nel dettaglio, vediamo anno per anno l'andamento delle installazioni. Come ti dicevo, siamo quasi a 1 milione, cioè 999.682 pompe di calore installate nel 2016, sono vendute e di conseguenza ovviamente installate. Anche qui invece la suddivisione, ad esempio nel 2016, tra pompe di calore aria-aria, quindi 500.000 unità vendute, installate come pompa di calore aria-aria, contro poi 402.000 unità di pompa di calore aria-acqua, terra-acqua invece 91.000 unità. Andiamo a vedere adesso quello che ci interessa di più, cioè l'andamento paese per paese, stato per stato. In testa la Francia con 219.000 unità di pompe di calore, a seguire l'Italia con 181.000 unità. Quindi l'Italia si mette in una buona posizione in termini assoluti di unità,
Poi vedremo che in realtà, se consideriamo la popolazione italiana, siamo un po' arretrati in classifica. Segue poi la Svezia, la Spagna, la Germania, la Norvegia, la Finlandia e così via. Qui invece abbiamo la suddivisione paese per paese delle unità vendute di pompa di calore per tipologia. Quindi, se consideriamo l'Italia, abbiamo che già a colpo d'occhio la maggior parte di pompe di calore vendute è una tipologia aria-aria, lo vedi qui sopra. Poi a seguire altri tipi di pompe di calore reversibili, quindi che fanno sia riscaldamento che raffrescamento, e poi una piccola parte di pompe di calore vendute e installate per acqua calda sanitaria, quindi pompe di calore esclusive per la produzione di acqua calda sanitaria. La Francia invece si posiziona più alta con un giusto mix anche di pompe di calore aria-acqua, così come anche la Germania. Diciamo, in Italia probabilmente i condizionatori la fanno da padrone. La maggior parte di pompe di calore aria-aria in Europa è venuta qui in Italia ed è stata installata nelle case italiane, mentre in altri paesi si è iniziato già a ragionare con soluzioni aria-acqua. Qui abbiamo complessivamente la suddivisione per tipologia di pompa di calore, quindi l'aria acqua in seconda posizione e poi seguita poi dall'acqua calda sanitaria e geotermica terra-acqua. Possiamo notare che la fetta principale della torta va alle pompe di calore aria-aria, ma l'aria è comunque la sorgente dominante perché anche le pompe di calore aria-acqua utilizzano l'aria come fonte, quindi se sommiamo questa fetta azzurra con questa blu, notiamo che quasi tre quarti della torta, va verso la direzione di pompe di calore che utilizzano l'aria come fonte. Salto questi grafici per mostrarti l'ultimo grafico che è sicuramente interessante. Allora, questo è il numero di pompe di calore installate ogni 1000 abitanti. Vediamo che nei paesi più freddi, paradossalmente no, a quello che si può pensare, abbiamo quasi 440 pompe di calore ogni 1000 abitanti, quindi un numero veramente considerevole. In Italia siamo a 60 pompe di calore ogni 1000 abitanti, come pure in Francia 61. Se invece andiamo a considerare anche l'intera popolazione italiana, quindi vado a rapportare questo numero a seconda delle potenzialità del territorio, mi ritrovo basso nella posizione. Infatti i paesi scandinavi hanno 33 pompe di calore ogni 1000 abitanti, considerando la loro regione. L'Italia purtroppo è ferma a 7 pompe di calore ogni 1000 abitanti. Nel 2014 la Norvegia ha avuto un forte incremento nell'installazione delle pompe di calore, quasi il 3% dei norvegesi, cioè quindi 3 su 100 norvegesi, hanno installato una nuova pompa di calore a casa loro. Se tutti i paesi europei facessero come la Norvegia, avremmo una potenzialità del mercato italiano molto molto elevata. Qui in rosso invece è rappresentato lo stato attuale delle installazioni, quindi questo è il riferimento rispetto alla Norvegia, questo invece è lo stato attuale dell'Italia. Quindi l'Italia ha un enorme potenziale grazie anche alla sua geografia, alle sue condizioni climatiche che sono sicuramente migliori rispetto a quelle norvegesi. Con questo possiamo riassumere che gli italiani si stanno sempre più avvicinando al mondo delle pompe di calore, la potenzialità e le condizioni ci sono e il trend è tutto che positivo. Bene, con questo ti saluto, ti do appuntamento al mio prossimo video e come sempre se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.